Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo ancora della situazione dei ponti nella nostra regione, argomento ovviamente centrale dopo quanto accaduto a Genova, ma anche dopo lo sciame sismico in Molise della scorsa settimana. E anche su sollecitazione del Ministero avviati i controlli su ponti e viadotti di competenza della provincia di Pescara. Ne abbiamo parlato con il presidente Antonio Di Marco al microfono di Paolo Renzetti. E siamo fiduciosi anche nel lavoro che la provincia di Pescara ha fatto in questi mesi per quanto attiene la verifica dei ponti e dei viadotti, un tema che chiaramente in questi giorni è tornato di estrema attualità. Noi per fortuna abbiamo avuto l'ambizione e evidentemente anche la visione anticipata rispetto ai fatti accaduti a Genova, e cioè di verificare le criticità eventuali sui viadotti che sono di nostra proprietà. Ne abbiamo più di 100 di ponti, su 63 siamo intervenuti, abbiamo già incominciato ad avere le prime relazioni e confido che per fine agosto avrò tutte le relazioni afferenti lo studio affidato alle quattro strutture di ingegneria, diciamo, incaricate, perché a quel punto sarò in grado anche di sviluppare esattamente qual è la cifra necessaria per mantenere e per mettere ulteriormente in sicurezza questi manufatti. Cifra che noi chiederemo al ministro Toninelli, il quale ci chiede la relazione puntuale. E noi accompagneremo quella relazione anche con le cifre necessarie per mettere in sicurezza i manufatti. Noi abbiamo chiuso il ponte di Castiglione a Casauria, che è un ponte strategico, se lo immaginate anche prossimamente importante come area, in quanto c'è la santificazione del Beato Nunzio, quindi potete immaginare che i pullman e il traffico di fedeli sarà incentrato in quella zona e purtroppo il ponte non può essere fruibile. L'altro ponte che attualmente è a senso unico alternato è quello di Villarea Cepagatti, altro ponte appunto che è stato verificato da questo studio di ingegneria e che grazie a questo studio, che altrimenti non avremmo mai saputo, si è ritenuto appunto di dover procedere alla sospensione almeno per una diciamo corsia per quanto riguarda il traffico. Abbiamo anche una criticità che è quella del ponte di Salle, che sapete essere l'unico realizzato dall'ingegner Morandi e che attualmente dovrà subire una radiografia per una parte del costone dove poggia una parte del ponte, perché si vogliono verificare a fondo gli attacchi per capire appunto se sono resistenti così come lo sono stati all'inizio quando il ponte è stato costruito. E dopo l'interdizione temporanea al traffico veicolare del Ponte Nuovo sul Sangro, l'attenzione si sposta in provincia di Chieti su un'altra struttura, il ponte denominato Guastacconcio a Paglieta. Il primo cittadino parla delle criticità legate soprattutto al mancato rispetto del divieto di passaggio di mezzi pesanti. Vediamo. Il limite della velocità è di 30 km/h, ma le auto sfrecciano anche a 100 all'ora. La strada provinciale 97 Bonifica di Mozzagrogna, che porta a Paglieta, ha un ponte sul Sangro in località Guastacconcio, da cui prende il nome. È uno dei ponti sotto osservazione da parte della provincia di Chieti, che nel corso degli anni ha realizzato diversi accorgimenti, come quello del restringimento della carreggiata per limitarne le sollecitazioni. Ma, lamenta il sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli, i mezzi superiori a 10 tonnellate spesso non rispettano il divieto e la vegetazione spontanea che ricopre ogni cartello della segnaletica verticale non aiuta. Struttura in muratura, il Guastacconcio in questi mesi si trova a ricevere anche parte del traffico deviato dalla chiusura del Ponte Nuovo sulla provinciale 111 Lanciano-Atessa. Per quanto riguarda diciamo, la struttura propria del ponte, il ponte presenta una lesione, ma non è da oggi, la presenta da diversi anni, sotto l'arcata più vicina alla zona di Pagliera, mentre sulla testata di due pile ci sono delle lesioni verticali che arrivano fino all'asse viario. E quindi il problema grosso è lo scalzamento della pila, il fatto che l'acqua erode continuamente terreno e ghiaia intorno al basamento di fondazione, e questo sta portando al fatto che le fondazioni diventano affioranti e creano problemi di stabilità. Lei di professione è ingegnere, dunque un tecnico, che cosa farebbe nell'immediato? Ma in ogni caso la cosa più logica è quella di far funzionare quel divieto di passaggio ai mezzi pesanti che oggi già esiste anche se poco rispettato. Infatti oggi c'è un divieto ai transiti per mezzi superiori a 10 tonnellate.
Una ipotesi potrebbe essere un limitatore di sagoma che permetta il passaggio del traffico leggero ma non del traffico pesante. Un'altra ipotesi era quella che portava avanti Luzionelli, rappresentante di Lega Ambiente a Pagliete, che parlava di un monitoraggio attraverso telecamere. Per quanto riguarda le pile, probabilmente forse creare un salto artificiale, così come quello che si è creato nell'altro ponte più a valle di questo, il ponte detto di Zamenga, andando a proteggere con un piano tutte l'attaccatura delle pile, quindi per evitare che l'erosione possa procedere. Poi chiaramente bisogna intervenire sul ponte con opere che sicuramente sono più sostanziali. 5 importanti strade gestite fino a ieri dalla provincia di Pescara passano all'ANAS, dunque sotto la gestione diretta dello Stato. Questa mattina il passaggio ufficiale di consegna alla presenza degli amministratori dei comuni interessati. Vediamo. 5 importanti strade della provincia di Pescara dal 5 settembre passeranno sotto la gestione dell'ANAS. È un primo passo importante di trasferimento di altre arterie regionali all'ANAS. Sì, la provincia di Pescara con la sottoscrizione del verbale di oggi passeranno le competenze di ANAS circa 100 km, 98 per la precisione, della provincia di Pescara. Complessivamente il patrimonio provinciale che verrà trasferito alle competenze di ANAS è di quasi 500 km, quindi un compendio molto importante di infrastrutture, circa la metà dell'attuale patrimonio gestito da ANAS, 1000 km contro i 500 che ci vengono trasferiti. Seguirà adesso la sottoscrizione anche con la provincia dell'Aquila e poi delle altre due province che sono pronte praticamente. Questi interventi si dedicheranno innanzitutto in accordo con le amministrazioni che fino a questo momento hanno gestito la viabilità, che sono i più profondi conoscitori delle esigenze della loro viabilità, quindi partiremo con le pavimentazioni, qualcosa sulle opere d'arte, la manutenzione, diciamo, che ci resta da fare fino da qui a fine anno per affrontare al meglio una stagione invernale che si presenterà impegnativa, perché parliamo anche di strade di montagna, non, sia per la provincia di Pescara ma anche per la provincia dell'Aquila, soprattutto la stessa Chieti, eccetera. Il monitoraggio dei ponti e viadotti è un compito istituzionale di ANAS che noi assolviamo, diciamo, nel quotidiano, è uno dei nostri principali compiti a cui ci dedichiamo in maniera, diciamo, permanente e quotidiana. In questo momento sui nostri viadotti non ci sono limitazioni di sorta, ci sono grossi investimenti di ANAS sul patrimonio dei viadotti che saranno attuati a breve e che sono già in corso, tra l'altro. I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di autoveicoli e rottami. I finanzieri, mentre eseguivano un accesso finalizzato anche al controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale nel pescarese operante nel settore del commercio di autoveicoli, ricambi e accessori, hanno accertato la presenza nell'area esterna di pertinenza della ditta di numerosi autoveicoli rottamati e di una ingente quantità di pneumatici e parti di autoveicolo in completo stato di abbandono, rinvenienti da attività di rottamazione non autorizzata, ma che soprattutto costituiva una vera e propria discarica abusiva con materiali qualificati come rifiuti speciali che erano a diretto contatto col terreno senza alcuna precauzione. I finanzieri della compagnia, con l'ausilio dei militari della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara, hanno proceduto alla contestazione delle gravi violazioni alla normativa ambientale, nonché al sequestro dell'intera area adibita all'abusiva attività e alla denuncia del titolare della ditta all'autorità giudiziaria. E proseguiamo, emergenza sicurezza a Pescara. Il consigliere regionale del Movimento, Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ne ha parlato questa mattina nel quartiere Fontanelle in via Caduti per servizio, dove restano criticità sul fronte dell'ordine pubblico. A Fontanelle non è cambiato nulla, o perlomeno a distanza di tempo sono ritornati quegli episodi di microcriminalità di cui tanto si era parlato in passato. Oggi, consigliere Pettinari, siete qui a ribadire la necessità di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, soprattutto la richiesta di un posto fisso di polizia. Qui si spaccia droga tutte le ore del giorno. Abbiamo registrato casi in cui persone sottoposte agli arresti domiciliari nelle case popolari, occupate abusivamente, continuano a spacciare droga come se nulla fosse. Detengono gli alloggi popolari per attività illecite che vanno dall'usura, racket, gestione della prostituzione, utilizzano le zone limitrofe per detenere armi. Allora io chiedo questa volta al vicepresidente vicario di Regione Abruzzo, Lolli,
mi auguro che sia diverso dall'Alfonso, perché D'Alfonso ci ha detto sempre no, disfrattare immediatamente tutti gli occupanti abusivi pregiudicati che sono nelle case di proprietà della regione, e qui ce ne sono almeno 20 solo in via Caduti per servizio, altre 30-40 stanno a Rancitelli. Poi alle forze di polizia di intensificare il controllo del territorio e istituire due presidi fissi di polizia, uno qui e uno a Rancitelli, che possano fare quello che si faceva nel 2011, poi una ronda nel quartiere. Nel 2011 si risolse la situazione, qui non si muoveva più una foglia. Oggi io sono solo, i cittadini non ci sono perché hanno paura. Questo è un altro dato età, i cittadini hanno paura, non ce la fanno più e hanno paura, quindi dobbiamo necessariamente, le istituzioni devono tornare a farsi sentire. C'è anche un rovescio della medaglia però positivo in tutto questo, anche se non collegato direttamente a questi episodi di microcriminalità, ovvero l'inizio dei lavori in alcune palazzine Ater. Dopo tanti anni di battaglie e di sollecitazioni da parte nostra, sì, è un primo dato positivo, però adesso si sono interrotti questi lavori, mi auguro solo per le feste estive, hanno iniziato qualche giorno e si sono interrotti, mi auguro che ripartano al più presto. Un giovane di 36 anni di Colle Corvino in provincia di Pescara è rimasto ferito nella mattinata di oggi in un incidente stradale accaduto sulla strada che porta a Rigopiano nel territorio comunale di Farindola in contrada Macchie. Il 36enne, che era alla guida di una moto, per cause in corso di accertamento ha perso da solo il controllo del mezzo finendo fuori strada. Una volta scattato l'allarme alla sala operativa del 118 sul posto è arrivato l'elisoccorso con i sanitari che hanno prestato le prime cure al motociclista, che è stato poi trasferito in codice rosso in ospedale a Pescara in ambulanza. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa. E ora ci spostiamo a Lanciano. Sulla voragine originatasi in un negozio del centro è intervenuta la sezione locale dell'associazione Italia Nostra. I nostri appelli in passato non sono stati ascoltati, dicono, e siamo pronti a denunciare se i lavori sul corso proseguiranno. Vediamo. Cedimenti previsti ma che non rappresentano affatto una novità. Il cedimento di diversi metri cubi di terrapieno all'interno di un locale utilizzato come magazzino di un negozio di corso Trento e Trieste è possibile conseguenza di un persistente dilavamento del terreno da parte di un flusso d'acqua sotterraneo. Non stupisce affatto l'associazione Italia Nostra, che da anni denuncia il dissesto idrogeologico della città e della zona in questione, esortando l'amministrazione comunale ad intervenire con finanziamenti regionali. La situazione fu pubblicamente sollevata in un convegno organizzato proprio da Italia Nostra. Era sabato 17 maggio 2014, settimana della cultura, con titolo La farfalla di pietra, il dissesto idrogeologico di Lanciano. Intervenne gran parte dell'amministrazione comunale Pupillo e poi il professor Leandro D'Alessandro illustrò l'esperienza in Abruzzo per la tutela idrogeologica del territorio regionale e come agire per futuri finanziamenti. Si fece presente la disponibilità di una legge statale per il finanziamento delle opere di consolidamento di tutte le aree a dissesto della città. Inspiegabilmente la proposta cadde nel vuoto perché, a detta degli amministratori, già erano state fatte richieste di finanziamento alla regione. Nonostante le insistenze da parte di Italia Nostra e dei tecnici disinteressati, ogni sollecitazione cadde nel nulla. Il presidente della sezione di Lanciano di Italia Nostra, Pierluigi Vinciguerra. Purtroppo questa amministrazione, in barba a tutti, perché non sente e non vuol sentire nessuno, come hanno fatto puntualmente sempre, hanno deciso di pavimentare anche questa, e difatti lì adesso abbiamo questo problema. Continueranno a pavimentare la piazza? Chi si assumerà la responsabilità? Italia Nostra sarà pronta e preparerà una denuncia alla Procura della Repubblica se questi lavori continueranno, se non si faranno immediatamente dei lavori per evitare l'ulteriore dissesto idrogeologico. Ed ora parliamo di perdonanza all'Aquila. Sono stati presentati in comune la Dama della Croce e il Giovin Signore, figure di spicco assieme alla Dama della Bolla del corteo storico della perdonanza del prossimo 28 agosto. Daniela Rosone.
Erika Ciotti, di 21 anni, è la dama della croce del corteo storico della perdonanza. Andrea Pierzanti, di 22 anni, è il giovin signore. Accanto alla dama della bolla, Paola Protopapa, sono stati presentati con gli abiti con i quali sfileranno nel corteo storico della bolla il prossimo 28 agosto. Questa figura rappresenta anche la parte giovane della città e penso oggi come oggi che la nostra città sta rinascendo. Mi sento ancora più orgogliosa e onorata di poter rappresentarla in tutti i sensi. Poi sì, è stata una sorpresa perché io non avevo fatto, quest'anno non c'è stato il bando, ma io ho fatto la domanda per una semplice figurante. Infatti io ho provato un vestito normale, poi mi hanno richiamato e mi hanno dato la notizia, è stato veramente un orgoglio non solo per me ma anche per la mia famiglia e tutti. Sì, di una città che cambia e soprattutto è anche affezionata a questi simboli, all'importanza che portano con loro per il messaggio che hanno per tutti e speriamo che continuino ad avere anche nel futuro. È sicuramente un grande onore, dopo appunto la sorpresa che c'è stata all'inizio arriva anche la consapevolezza del ruolo che si deve impersonare e spererò di portarlo al meglio. Per la dama della bolla, già presentata prima, un'emozione particolare anche percorrere le vie del fuoco del Morrone, un messaggio importantissimo, quello della perdonanza, dice. Io non ne ho toccati molti, ma quelli che ho toccato è stato bellissimo, perché ho visto delle rappresentazioni, ho visto un concerto di musica del 1300 suonato con degli strumenti presi dal legno della Val di Fiemme, esattamente come succedeva 800-900 anni fa, e ho visto questi comuni molto attivi, molto sensibili, e comunque quello della fiaccola per noi olimpici è l'apertura di un evento straordinario, importante a livello universale, e vedere una fiaccola che ripercorre queste terre mi dà la stessa identica emozione di quando la vedo alle Olimpiadi. Sarà una perdonanza di equilibrio tra laico e spirituale, ha ricordato il direttore artistico De Amicis, ricordando tutti gli appuntamenti e la grande bellezza di questo nuovo teatro del perdono davanti alla Basilica di Collemaggio, che nonostante il palco resterà visibile per non profanare il luogo santo. Tra l'altro si è riusciti a fare una perdonanza con un costo contenuto, come il budget dell'anno scorso, intorno ai 350.000 euro. La fiaccola del perdono sarà portata nell'ultimo tratto da una famiglia dell'Atletica L'Aquila, questo per restare nel tema di quest'anno, famiglia e riconciliazione. Marzio Jacobucci, carabiniere del comando provinciale, sua moglie Lucilla Giordani e figli Marco e Massimo, tutti atleti della società sportiva aquilana. Scambiare buone pratiche, in particolare in termini di valorizzazione e tutela delle acque. Su questo si fonda il protocollo d'intesa che sarà sottoscritto tra i parchi regionali abruzzesi e i parchi nazionali boliviani. Commissario, circa una settimana fa è stato prodotto un incontro in Regione Abruzzo a Pescara, presente l'assessore ai parchi Lorenzo Berardinetti, per dar vita, dar corpo ad un protocollo molto particolare che include anche una sinergia con la Bolivia. Che cosa riguarda? Nell'ambito della riunione si è parlato di questa possibilità di un accordo di collaborazione appunto tra una regione della Bolivia e la regione Abruzzo relativamente a due parchi importanti della Bolivia, di cui uno è il Parco Amboró, che è un parco molto importante a livello di biodiversità, e i parchi regionali abruzzesi, tra cui il Sirente Velino. Il rapporto di collaborazione prevede la firma, la stesura di un protocollo d'intesa per lo scambio di buone pratiche. Loro erano molto interessati al tema dell'acqua, che diventerà sicuramente un argomento molto delicato nella gestione per quanto riguarda la nazione della Bolivia, e abbiamo proposto, è stato proposto anche di lavorare sul tema della valorizzazione dell'offerta turistica, quindi diciamo che adesso loro faranno il percorso amministrativo in Bolivia e poi riporteranno questo protocollo in Regione Abruzzo e speriamo di siglarlo entro la fine dell'anno. Naturale regionale Sirente Velino è un grande serbatoio, un grande bacino imbrifero per molte altre località della regione e quindi la similitudine è proprio questo, che cosa fa un parco a livello di tutela di un bene primario come quello dell'acqua, che assicura un utilizzo ottimale e qualitativamente alto.
Apriamo la pagina di sport, serata di gala ieri sera appunto per il Pescara, giocatori e staff tecnico sono stati presentati al centro sportivo Lenaia di Pescara. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Sportlife, la società che gestisce l'impianto pescarese, Vincenzo Serraiocco. Vediamo. Non poteva esserci cornice più bella a Pescara per presentare il nuovo campionato dei biancazzurri. Siamo a Lenaia in questa splendida cornice, il patron Vincenzo Serraiocco orgoglioso di poter iniziare la stagione del Pescara proprio qui a Lenaia. Sì, sì, per me è un sogno, è quello che ho sempre voluto, questo aperto alla città, aperto in questo caso alla squadra più importante della nostra regione che è l'Abruzzo, e l'obiettivo di questa società, l'obiettivo mio è di aprire questo impianto a tutti, orgoglioso di dare un augurio importante a questa squadra, a questa nuova avventura in Serie B. Speriamo che abbiamo lavorato bene, lavoreremo bene per fare tanto, tanto per questa città. Mi inorgoglisce avere per la prima volta il ritorno a Pescara della presentazione della squadra in questo bellissimo complesso che, ripeto, è un complesso di tutti, che oggi mi vede me guidarlo, ma è un complesso di tutti quanti. Per me è un piacere, per me è un orgoglio e anche uno sfizio personale vedere qui partire la stagione del Pescara Calcio per tante motivazioni miei personali. Vincenzo Serraiocco è stato dirigente, sponsor del Pescara, amico del presidente, attuale sponsor del Pescara, amico del presidente Sebastiani e uno dei primi tifosi. Assolutamente sì, la mia avventura a Pescara è iniziata nel 2009 quando abbiamo ripreso a fallimento, continua come sponsor, ci sarà forse qualche altro impegno, non lo so, ma in questo momento la cosa più bella è vedere questa squadra qui dentro, insieme, tutti insieme, a dargli una spinta per poter fare quello che è l'obiettivo che ci siamo sempre posti e che abbiamo raggiunto già due volte. Parliamo anche di mercato, Ventola ufficiale al Teramo, Selasi andrà anche lui al Teramo e poi Proietti si dice di un interessamento, si parla di un interessamento della Casertana e poi anche gli altri giocatori in esubero, state vedendo cosa fare? Diciamo che questa è un'opportunità che vogliamo dare ai giocatori che non trovano spazio di andare a giocare, sono giocatori del Pescara, di andare a giocare un anno e ritornare magari l'anno prossimo pronti, perché è evidente che avere un giocatore qui che magari può stare anche bene a Pescara, non manca nulla, c'è una bella città, però non giocare per un giocatore è tutto, quindi noi ci adoperiamo per far sì che questi ragazzi possano fare un campionato da protagonisti. Ventola oggi, nel momento in cui il mister gli ha detto che forse avrebbe trovato poco spazio, non ci ha pensato un attimo ed è andato a giocare a Teramo. Dovrebbe fare la stessa cosa Selasi, ma non so se a Teramo o altrove, e anche gli altri. Proietti ha comunque davanti due ragazzi come Brugman e Canutè, quindi non trovando spazio si è deciso di metterlo sul mercato. Yamga è un giocatore che ha diverse richieste anche all'estero, in questa settimana vedremo di chiudere. Invece per quanto riguarda eventuali altri arrivi si può attingere dalla lista degli svincolati, si è parlato oggi di un possibile interessamento del Pescara per Marilungo, è vero così? È davvero così? No, noi siamo a posto così come siamo, completi, il mister è contento della rosa, manca un terzo portiere che faremo a giorni e penso che sia il nome che avete fatto fino Farelli. Ad oggi, penso di sì, e per il resto siamo a posto così. Seduta singola oggi per il Pescara che continua a preparare la trasferta della prima di campionato di sabato a Cremona, recuperato Del Grosso che si allena in gruppo ma difficilmente sarà titolare sabato. Cocco, Mancuso e Antonucci sono i papabili per i ruoli nel tridente, in difesa Ballottaggi, Balzano, Ciofani a destra e Gravion, Perrotta al centro coi primi favoriti. A centrocampo indisponibile Palazzi, spazio a Machin, Brugman e Memushai, sempre in mediana a disposizione anche Frank Canutè, con cui abbiamo parlato tra le altre cose del suo arrivo in ritardo per la preparazione. Ascoltiamolo. Ecco Frank Canutè, dunque, dopo tanto parlare in estate sei pronto per questa nuova avventura col Pescara, però io vorrei tornare indietro di qualche settimana, vogliamo raccontare che cosa è accaduto, perché sei arrivato tardi in ritiro con i tuoi compagni? No, niente di che, solo che avevo un po' di problemi con la mia famiglia, quindi ho chiesto qualche giorno in più di vacanza per risolvere la situazione, però
non c'entra niente con i compagni. Convinto dunque di voler giocare quest'anno, la prossima stagione, la stagione che sta iniziando con la maglia biancazzurra? Certo, mo sono pronto e non vedo l'ora di iniziare questo campionato. Tra l'altro Frank Canutè è stato seguito da molte squadre quest'estate, per un periodo di tempo sei stato molto vicino alla cessione al Genoa, questo vuol dire che lo scorso anno avevi fatto comunque bene? Sì, io va bene, l'anno scorso mi sono trovato bene ad Ascoli, c'era un allenatore che mi ha aiutato tanto, quindi mi ha permesso di dimostrare le mie qualità. Però io non penso alle altre squadre, penso di fare bene quest'anno, poi vedremo. Ci sarà una concorrenza agguerrita a centrocampo, sei pronto a lottare, a sgomitare per scendere in campo poi il sabato, la domenica, quando sarà? Sì, prontissimo sono e non vedo l'ora di iniziare. Che Pescara è quello che si appresta ad affrontare questa nuova stagione? E poi ti chiedo anche un giudizio sull'allenatore, su Pillon, che tu non conoscevi. Va bene, l'allenatore mi piace perché è uno che ti parla tanto, che ti aiuta anche fuori campo, non solo sul campo. È uno che aiuta tanto. A me questa cosa mi serve davvero, perché il calcio italiano, se non hai uno che ti sta addosso, magari sei giovane, fai un po' fatica. Questa stagione, quella stagione che sta per iniziare, può essere davvero la stagione decisiva per te, per fare quel salto di qualità che molti si aspettano da un giocatore, tra l'altro giovane, quale sei? Certo, come l'anno scorso, che era il mio primo anno in B, però visto che l'anno scorso ho giocato anche abbastanza bene quando sono andato ad Ascoli, quindi quest'anno vedete il passo che faccio. Nuova stagione, nuovo look, capelli biondi. Sì, esatto, però questo look ce l'ho da piccolo, l'hanno fatto l'anno scorso perché non ho trovato uno bravo che me lo poteva fare come piaceva a me. E ora la Serie C, ultime ore di mercato con il Teramo che ieri ha accolto nuovamente Cristian Ventola dal Pescara. Per l'esterno si tratta di un ritorno dopo la stagione passata nella quale ha collezionato 27 presenze e 2 reti. L'ufficialità di Ventola però mette il diavolo nelle condizioni di poter fare a meno di Johad Ferretti, arrivato qualche settimana fa dalla Ternana e che sembra non aver convinto né la società né il tecnico biancorosso Zichella. Ferretti potrebbe presto lasciare il Teramo, ma è una eventualità che andrà vagliata nelle prossime ore quando ci sarà un vertice di mercato per fare il punto della situazione. A centrocampo invece sembra sfumare la pista che porta Simone Santoro del Palermo. La società rosanero infatti non vuole privarsi della mezzala e allora la dirigenza del diavolo, complice anche l'affare Ventola, ha riallacciato i rapporti col Pescara anche per Ransford Selasi, 22 anni, centrocampista biancazzurro, rientrato alla base dopo gli ultimi 6 mesi a Lecce. Ci sarà da battere però la concorrenza del Fano di Massimo Epifani per arrivare a Selasi, contattato nei giorni scorsi dal DS dei Granata, Antonio Bocchetti. Infine è altamente probabile lo scambio tra Teramo e Renate, con Tulli che dovrebbe andare in Lombardia e il portiere Cincilla che dovrebbe invece andare a colmare la lacuna lasciata dall'infortunio di Gomis. Restiamo in casa Teramo, slitta ancora il campionato di Serie C col Teramo che domani sera affronterà in amichevole l'Avezzano allo stadio dei Marsi prima della seconda giornata di Coppa Italia a Rieti di domenica pomeriggio. Una situazione complicata di cui parla nell'intervista il difensore biancorosso Nebil Caidi, che nei giorni scorsi ha anche ricevuto una visita gradita, quella dell'ex compagno di squadra Gianluca Lapadula. Agnia Cantagalli. Nebil, l'attesa per l'inizio del campionato pare che si faccia abbastanza lunga, perché si parla di un inizio a metà settembre. Per fortuna che c'è la Coppa Italia domenica contro il Rieti. Sì, no, infatti sì, per fortuna cominciamo a giocare qualche partita vera dopo quella con la Fermana, perché comunque è importante mettere minuti e cominciare a giocare qualche partita importante. Non male, c'è un po' di caos in giro e non si capisce bene l'inizio del campionato, sembra, come dicevi, che comincia a metà settembre, quindi dobbiamo cercare di allenarci nel miglior modo possibile per farci trovare pronti all'inizio del campionato. Questa attesa è più una notizia positiva perché magari si può lavorare meglio, oppure preferisci tu, da parte tua, scendere subito in campo? No, io preferirei giocare, perché comunque
giocando, quando comincia il campionato prendi anche condizione fisica, psicologica, quindi adesso comunque non dico che non è difficile allenarti, perché comunque uno deve farlo e deve farlo anche bene, però allenarsi per preparare una partita è diverso da allenarsi per preparare un amichevole, con tutto rispetto, quindi è importante che cominci il campionato per tanti motivi, ecco. I lavori in corso come procedono, sia dal punto di vista fuori dal campo, nel senso di unione del gruppo, e sia in campo per quello che appunto si riesce a vedere tra amichevoli e per il momento solo una gara ufficiale? No, io personalmente sono rimasto ben colpito dai ragazzi nuovi, che hanno delle grosse qualità in campo, e anche come gruppo vedo un gruppo molto affiatato. È normale che il gruppo lo si vede nei momenti in campionato, nelle prime partite, quando qualche ragazzo viene magari non fatto giocare, lì capisci veramente magari se hai a che fare con ragazzi seri, che comunque mettono davanti la squadra alle proprie ambizioni, ecco. Quindi comunque per ora veramente un gruppo di qualità sia dentro che fuori, secondo me. Il mercato sta per chiudersi, ma tu sei stato mai davvero un partente? Ma non lo so, sinceramente. Io, come ho parlato tante volte col presidente, all'inizio c'era questa possibilità, però adesso mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi io mi alleno come ho fatto durante il ritiro e basta, sono a disposizione della società e del mister, nulla di più, ecco. L'ultima, sui social nelle scorse ore abbiamo visto una foto tua insieme a Gianluca Lapadula, immaginiamo che sia sempre bello rivederlo. Beh sì, dai, Gianluca è venuto a trovarmi perché passava da vicino a casa mia, e quindi ho avuto tanto piacere di rivederlo, perché comunque insieme abbiamo condiviso bei ricordi. Lui adesso per grossi meriti gioca in Serie A, quindi però ho avuto molto piacere di rivederlo, ecco. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 tra circa un'ora saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.